Mario Cresci è un maestro della fotografia non solo italiana, ma sicuramente europea e del design contemporaneo. La sua è una figura particolare poiché la sua opera si caratterizza per l'estremo grado di sperimentazione portato avanti negli anni. Cresci è attivo a partire dalla metà degli anni 60 e intreccia continuamente il disegno, la grafica, la fotografia, ma anche per esempio l'installazione, l'opera site specific nei suoi progetti. Unisce la sua ricerca artistica personale costantemente all'impegno didattico che ha sviluppato sia in Lucania, quando risiedeva a Matera fra anni 60 e anni 80, sia a Bergamo, dove è stato direttore dell'Accademia Carrara, sia in tante altre scuole italiane ed europee. La mostra, dal titolo Racconti privati interni 1967-1978, comprende una parte di fotografie che appartengono alle collezioni del Museo di Fotografia Contemporanea e una parte di fotografie gentilmente prestate dall'autore, realizzate da Cresci tra Tricarico e Barbarano Romano nel periodo appunto in cui risiedeva a Matera. La mostra è aperta dal 15 marzo al 6 settembre 2015. Questo lavoro sulle case, dentro le case, è nato a Matera, ma ancora prima che a Matera è nato a Tricarico, che è un paesino vicino a Matera negli anni dal 67 in poi. E quindi è nato in un periodo in cui la fotografia era tra l'incudine del martello, tra un realismo di un fotogiornalismo ormai acclamato e il mio lavoro che iniziava a essere sperimentale sin da Venezia, che presso il corso superiore di disegno industriale. Per cui mi trovavo in una situazione che era di paragone tra un'idea di sviluppo e di sperimentazione del fotografico a contatto invece con una rappresentazione di un mezzogiorno che mi era sconosciuto, assolutamente sconosciuto. Per cui è stata una sorpresa iniziare a lavorare insieme a degli architetti, un sociologo, un economista in equipe, proprio a Tricarico, dentro alle case delle persone, proprio per capire dove ci stessimo trovando. E quindi la fotografia era un'indagine, come dire, era un mezzo analitico di una realtà, però vista con un sentimento non retorico. Questa è la prima cosa che posso dire, insomma, che, da non confondere con il fotoreportage o un reportage di tipo di impianto tradizionale. In realtà la mia esperienza è abbastanza singolare perché nasce da una formazione molto particolare, che era quella del design a Venezia, negli anni dal 63 al 67. Che voleva dire appunto per me, io venivo da Genova, dal liceo artistico, da un mondo dell'arte, in alternativa all'accademia, di accettare l'idea di una fotografia che fosse intesa già allora come linguaggio, come un medium, no? E non come un elemento tecnologico della rappresentazione dello spazio e delle cose. Per cui i saperi del design li ho trasferiti nell'immagine, quindi da un concetto tridimensionale della progettazione a un concetto bidimensionale, quello della grafica, del visual. E quindi è connesso il fotografico, quindi la fotografia nasce da quel contesto, contesto di sperimentazione, molto legato alla Bauhaus, alla scuola di Ulm, eccetera, quindi ad Arnheim, a Gombrich, eccetera, eccetera. Da questo momento in poi il viaggio nel sud mi pone il problema della scoperta di un'altra cultura, la cultura materiale del mezzogiorno italiano, che in quegli anni era stata, come dire, sotto l'attenzione ancora prima di Ernesto De Martino, Annabella Rossi, Ando Gilardi e via di seguito. Salvemini ancora prima, una cultura molto forte. Per quanto riguarda gli oggetti, proprio quella cultura mi ha affascinato perché rispetto a Venezia lì avevo a che fare con l'idea della sapienza del fare, della mano, non più della tecnica, ma della manualità. Quindi un recupero molto forte dell'artigianato,
del genius loci del contadino, no? Visto sempre non in chiave retorica ma in chiave progettuale. Quindi per me la fotografia è stato, per gli oggetti della cultura del design e gli oggetti della cultura materiale, un identico approccio, cioè un modo di leggerli e di sentirli riferiti ai due ambiti, un ambito tecnologico industriale avanzato e un ambito umanistico materiale proprio del fare nell'area del Mezzogiorno italiano, tutte e due contemporaneamente in un'unica nazione, l'Italia che visivamente ci poneva questo problema, nord e sud, sud e nord. Io ho fatto questa altalena per parecchi anni. In sostanza è una grande malinconia perché tutti noi, almeno quelli della mia generazione, io stesso per primo, pur amando l'esperienza passata come un valore, mi rendo conto che la fotografia rimane legata a quel tempo lì. Cioè la proposta di questa mostra, racconti che abbiamo intitolato il racconto, no, privato, è proprio quello che questo privato non ha suscitato nessun movimento pubblico, è rimasto privato e ognuno di noi nel suo privato può fare quello che vuole. Purtroppo sono segnali che noi diamo e abbiamo dato con una leggera utopia che c'era in quegli anni di servire a qualcosa, dice, questo modo di rappresentare qualcosa servirà, e invece secondo me non è servito proprio a niente, perché le cose sono peggiorate, per cui la fotografia rimane tragicamente un documento di temporale, di una storico, per cui se tu vai adesso nel Mezzogiorno non trovi più magari quei vecchi oggetti, ma trovi ancora di peggio. Mentre quegli oggetti avevano una loro identità, oggi è un po' più difficile trovare quei valori di identità in una società che è migrata ancora di più attraverso i giovani, ha disperso i propri valori, e quindi le mie fotografie sono una tragica conferma di una realtà che purtroppo non è più quella, nel senso che si è modificato, non dico che è peggiore o migliore, però in sostanza c'è un riscontro di impotenza dell'arte, dell'immagine verso problemi grossi e reali. E questo è quello che sentiamo, che sento io, ma non solo verso il sud.